Ciao a tutti da Massimo e benvenuti nel Covo delle Meraviglie. In questo mio nuovo video mi sono messo anche la magliettina a strisce, tipo Nightmare, però versione green. Grande ragazzi, se non scherziamo in questo momento, che si deve fare? Meglio scherzare, vero? Bene, bene, bene. Allora, è un breve video, anche un video curiosità, perché come sapete io, in base a quello che leggo, a quello che vedo, faccio un video perché voglio condividere queste cose con voi. Intanto ringrazio tutte le persone che si sono iscritte negli ultimi giorni al canale e che ha messo mi piace video e che ha commentato. Mi raccomando, commentate perché interagiamo con noi e parliamo di fumetti o di cinema o di telefilm, perché diciamo possiamo divertirci un attimino e entrare più in profondità in alcune tematiche. Bene, che cosa parliamo? Parliamo di Diabolik, questo numero che è il numero 278 della collezione Swiss, che è la seconda ristampa. L'ho letto qualche ora fa e praticamente è molto particolare perché è un albo che ha 16 pagine in più di giochi e quiz, una cosa un po' particolare che fu fatta nel 2017, sia nella Swiss, sia nell'inedito e nella prima ristampa. Il titolo è Il marchio a fuoco, in quarta di copertina abbiamo Han Ching, ok? E praticamente è una storia dove Diabolik prende le vesti di un archeologo e va in questo paese orientale perché ci sono degli scavi e c'è da ovviamente da carpire, da rubare del tesoro. Però Eva lo fa riflettere perché quel popolo è un popolo con tradizioni importanti e con una filosofia importante, in cui Diabolik rimane colpito da questo. Però non è che voglio parlare della storia, che già vi ho detto qualcosa e vi invito a leggerla perché è molto molto interessante. Ma leggendo le 16 pagine in più, sono capitate all'occhio delle curiosità che io voglio condividere con voi. Diciamo, è un video curiosità. Allora, conoscete Diabetic? Diabetic? Bene, e c'è anche Diabetic, che questa striscia che troviamo qui a pagina 124, vedete Diabetic. Bellissimo, questa versione praticamente storpiata per quanto riguarda Diabolik. Però voglio leggervi anche i crediti di Diabetic, che sono di Castelli e Gomboli Peroni. Ok? Diabetic, e qui troviamo questa striscia. Poi tra di voi, se praticamente avete informazioni in più, se è stato fatto un dei volumi, qualche fumetto, fatemi sapere, perché sinceramente io non ne sono a conoscenza di questo Diabetic. Forse è una striscia fatta appositamente per queste 16 pagine. Poi abbiamo anche un personaggio di Leo Ortolani che conosciamo, che si chiama Ratolik. Ecco Ratolik, e qui c'è la striscia di Ratolik. Ma per concludere abbiamo ancora più l'interessante Diabolik con la V, Diabolik. Che spettacolo, che spettacolo, che curiosità! Diabolik, vediamo i crediti. Diabolik da Cattivik, vedete da Cattivik, datemi informazione se l'avete. Ovviamente è di Silver, Diabolik. E poi per finire abbiamo Diabolik senza la K ma con la C. Eccolo, Diabolik. O Diabolic, forse Diabolic. Diabolic, perché non c'è l'H, Diabolic. I crediti di Diabolic sono di Forgolin e Ratti. Molto molto interessante queste tre strisce. Una, allora, Diabolic, Diabolik, Ratolik e Diabetic, quattro strisce.
questa farsa di Diabolik. Però non tutti sanno, vi do alcune chicchine che tutti voi conoscete sicuramente, però per chi ancora non conosce Diabolik o non è approfondito, come non ha approfondito la storia editoriale di Diabolik, vi voglio leggere queste curiosità che troviamo a pagina 133. Allora, non tutti sanno che Angela e Luciana Giussani, che sono le creatrici di Diabolik, firmavano le loro storie solo con le iniziali, la A e la L, per non far sapere di essere due donne. Per anni è girata la voce che Diabolik fosse opera di certi Andrea e Lucio. Il nome di Walter Dorian, che è lo pseudonimo di Diabolik, che appena giunto a Crabville, deriva da quello di Walter Doria, vecchio amico delle sorelle Giussani e fondatore del primo Diabolik Club nel 1971. Non tutti sanno che Tex Willer, il fumetto più longevo e venduto in Italia, è nato 14 anni prima del Re del Terrore. Ciononostante, Diabolik lo batte per numero di episodi. Ad oggi, in questo caso 2017, sono stati pubblicati 850 numeri di Diabolik, circa contro i 650 di Tex. Ovviamente qui parliamo di dati legati a luglio 2017. Non tutti sanno che si calcola che tra gli anni 60 e 70 Diabolik abbia avuto almeno una decina di fumetti imitatori, tutti con una K nel nome. Ma nessuno di questi ha avuto un successo che è confrontabile con quello del Re del Terrore. Incredibile ma vero! Poco o nulla si sa di Zarcone, il disegnatore del primo episodio di Diabolik, il Re del Terrore. Forse, ma solo forse, di nome faceva Angelo. Dal 1963 di lui si è persa ogni traccia. Prima di inventare Diabolik, Angela Giussani era stata fotomodella per importanti campagne pubblicitarie, ma la sorella Luciana non era da meno. Venne eletta Miss Sport nel 1948. Nel 2016 una copia in perfette condizioni del primo numero di Diabolik, il Re del Terrore, e qui vediamo la copertina, datata novembre 1962, è stata comprata da un collezionista per una cifra record di 10.000 euro. Gino Sansoni, il marito di Angela Giussani, era l'editore del periodico Forza Milan. In suo onore, o forse per beffa, visto che l'ispettore perde sempre, la cravatta rosso-nera di Ginko ha questi colori. Ecco qui la rivista Forza Milan. Come vedete, no? Volevo condividere con voi queste curiosità che tutti noi conosciamo bene o male, tutti gli appassionati, però andando a conoscere queste versioni, diciamo, sarcastiche e comiche di Diabolik, e vi ripeto, Diabetic, Ratolik, Diabolik e Diabolic, poi abbiamo anche visto alcune curiosità legate a questo straordinario personaggio dei fumetti, un caposaldo insieme a Tex Willer. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video, ovviamente con tante nuove curiosità e soprattutto sorprese, perché nel covo delle meraviglie Massimo ogni tanto prende qualcosa che non vi aspettate. Alla prossima, ciao!